I'm doing me, 'cause I am everything. I'm doing me, I am the energy, I am that thing. Turning up the goddess way. Web di Città di Ariano, 7 settembre 2020. Ben ritrovati da Valentina Ciccarelli. Cominciamo dalla politica. Amministrative Ariano, l'avvocato Giovanni Lavita apre la campagna elettorale. Nella serata di ieri in piazza Plebiscito si è tenuta la presentazione delle liste a sostegno di Giovanni Lavita. Il comizio ha visto anche la presenza del candidato alla carica di consigliere regionale, l'avvocato Guerino Gazzella. L'incontro di ieri ha chiuso il ciclo delle aperture di campagna elettorale ad opera dei candidati a sindaco, cominciato a venerdì con quella di Marcello Luparella, a seguire sabato quella di Marco La Carità. Regione, De Luca indagato. Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, è indagato dalla Procura di Napoli per abuso d'ufficio e truffa. Presunte le agevolazioni e i favoritismi destinati ai suoi 4 autisti, vigili urbani, dipendenti di Salerno, trasferiti presso l'ente regione a Napoli e poi promossi membri dello staff della segreteria del governatore. L'inchiesta risale a qualche anno fa, quando a Salerno, nel percorrere via Lanzarone, l'auto con a bordo il presidente finì sullo scooter di una studentessa. A quel punto sono scattati gli accertamenti. La volontà è stata quella di verificare il motivo per il quale il governatore aveva fatto trasferire da Salerno i 4 autisti alla regione Campania. Cambiamo argomento. Positivi al coronavirus nell'Avellino Calcio. 3 atleti biancoverdi positivi al Covid. Dovranno sottoporsi al test anche lo staff tecnico del club e i dipendenti di Casa Reale, la struttura alberghiera che sta ospitando la squadra durante il ritiro a Sturno. 30 persone che al momento si trovano in isolamento nell'albergo. Provvederemo a far sottoporre a tampone anche il personale che si occupa dello stadio, ha sottolineato Di Leo. Nonostante non ci sia mai stato un contatto diretto con i calciatori, che comunque dal loro arrivo a Sturno hanno fatto altri 2 tamponi risultati negativi. Inoltre, aggiunge il sindaco, gli atleti non hanno mai lasciato il ritiro né avuto contatti con i cittadini. Passiamo all'aggiornamento Covid. In totale sono 100 i nuovi positivi in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 17 casi registrati in Irpinia. Nello specifico 5 residenti nel comune di Avellino, contatti di un caso già positivo, 2 residenti nel comune di Monteforte, 3 residenti nel comune di Montemarano e 1 residente nel comune di Montefredane, 2 residenti nel comune di Vallata. Poi ancora 1 residente nel comune di Flumeri e 1 nel comune di Chianche, 2 residenti nel comune di Mercogliano, sempre contatti di casi già risultati positivi. Ariano, fuga di gas in centro. Sono intervenuti lungo via d'Afflitto, nei pressi del Museo Civico, i volontari AIOS e i tecnici Sidigas per una fuga di gas lungo il corso. I volontari, in attesa dell'arrivo della Sidigas, hanno intercettato la provenienza della fuga. All'arrivo, i tecnici Sidigas hanno provveduto ad un primo ripristino in attesa della definitiva risoluzione del problema. Passiamo allo sport. Over 35, si torna in campo. Questa sera torna l'appuntamento con l'Over 35 Ariano Irpino. Si giocano i match dei quarti di finale della Champions League. La partita, asso di cuori, box pneumatici, sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di Città di Ariano. Calcio d'inizio alle ore 21. Questa era l'ultima notizia, io vi ricordo la possibilità di seguirci sui social, sul canale YouTube e sul sito www.cittadiariano.it. Da Valentina Ciccarelli è tutto, buon proseguimento di giornata e alla prossima edizione.